per me l'identità non è un unicum, ma io ho sempre pensato all'identità come un'identità plurale, cioè che a seconda delle situazioni si manifestava in differenti aspetti. Siete d'accordo? Sì. Io vedo che questa idea è molto diffusa. È molto diffusa. Prendete per esempio uno come Amartya Sen, no? Che aveva scritto un libro Identità e violenza un po' di anni fa. E lui sostiene questo, no? Dice ognuno di noi è portatore di tante identità, ecco, non ho una unica identità, no? Lui è un indiano originariamente, no? Porto solo questo esempio, ma sono molti davvero quelli che pensano che... E quindi noi parliamo di identità, parleremmo di identità al plurale. Vedo che la maggior parte di voi siete d'accordo. È già qualcosa rispetto a dire io ho una identità e poche storie. Sì, sì. Vabbè, ma soprattutto crescendo, diciamo, vanno avanti negli anni, queste identità un pochettino si accumulano, si mentre accumula. Magari all'inizio si perdono anche. È assolutista, poi invece compaiono anche delle sfumature che magari all'inizio non c'erano. Una riflessione. Sì, una riflessione generale. Quando si parla di realizzazione del sé, dice ma io sono alla ricerca, in fondo ognuno di noi è alla ricerca nella vita. Dello stronzo che sei. esattamente. Poi è vero che si passa attraverso tante identità. Però è anche vero che ci sono esperienze nelle quali noi ci ritroviamo, cioè a me è successo, poi non lo so. Cioè ci sono cose nelle quali uno dice, ecco, io dentro questa cosa qua ci sono, sono me stesso. Altre cose invece io le faccio e non ci sono. Cos'è quella roba lì? Cioè dov'è, cos'è quella direzione che ognuno di noi non sa esplicitare ma sente profondamente sua? È la ricerca del sé, cioè della propria identità, o è la ricerca di non si sa? Io credo che stiamo parlando anche di tradizioni profondamente differenti, adesso lo dico in maniera molto semplificata, scusatemi se semplifico, però un po' rende l'idea, cioè la tradizione un po' orientale, che è quella indiana, che è quella del confluire in un tutto indistinto, che è la meditazione, lo svuotarsi del sé per ricercare una identità indistinta che appartiene all'universo, no? E la tradizione occidentale è esattamente di matrice opposta, che è invece la ricerca del sé nel riconoscimento dell'altro, che è il fondamento del dialogo. Cioè io credo che in realtà alla base della possibilità di un dialogo ci sia il riconoscimento della propria identità. Difficilmente si riesce a dialogare se non attraverso l'identificazione di quel che si è. Questo lo dice anche Matteo Renzi, che ha letto il mio libro. Qualcosa mi inquieta profondamente, comunque va bene. Però io penso che ci siano delle identità storiche e culturali e riconoscere questa cosa qua non solo non compromette il riconoscimento dell'altro, ma anzi rinforza la possibilità di dialogo. Quindi, ribadisco, cioè, la stessa pensiero. Mio Dio, allora mi fermo. No, però dal punto di vista inquietata mi fermo. Io mi riconosco molto, perché noi dal punto di vista educativo lavoriamo su quello. Esatto. No? Noi quando lavoriamo sul gruppo classe, noi lavoriamo per rafforzare l'identità di ciascuno, perché diciamo se ciascuno ha un'identità solida e sicura, riconoscibile, sentite, riesce più facilmente nel qualcosa. Prendiamo subito il bene. C'è un'aggiunta. Perché a me è venuta in mente, mentre parlate, solo questa impressione, che quando si parla di avere più identità, descriviamo una cosa che ci identifichiamo con più dimensioni, con più tradizioni, con più soggetti sociali. Cioè noi scriviamo il fatto che ci riconosciamo, ci rispecchiamo, riusciamo a costruire la nostra soggettività attraverso il rimando a diverse dimensioni sociali. In realtà proprio Foucault sostituisce il concetto di identità per l'idea di soggetto, di soggettività, che è proprio qualcosa che si pone all'intersezione tra una serie di relazioni e quindi anche di relazioni di potere, e quindi tra la costruzione consapevole di sé, soggettivazione, e anche la costruzione inconsapevole, al limite anche subordinata, assoggettata, no? La costruzione del soggetto come risultato dei dispositivi sociali, per i tipi.
E quindi mi sembra che quando noi diciamo abbiamo varie identità, noi stiamo descrivendo questo aspetto, che, come dice Amartya Sen, noi per descrivere la nostra soggettività, quel risultato di un processo di costruzione, in parte volontario, in parte meno, facciamo riferimento, ci rispecchiamo, abbiamo anche, cioè, siamo in ballo, in dinamiche di riconoscimento con vari aspetti. Alcuni di questi li riconosciamo in noi perché agiscono in noi, perché stiamo in qualche modo, spingendo questo discorso un po' al limite, siamo quasi posseduti da queste dimensioni, cioè ci sono dimensioni familiari, culturali, che, da cui siamo agiti. E quindi credo che quando parliamo di diverse identità, parliamo di una dimensione molto forte, cioè che nel costruire la nostra soggettività ci sono pezzi della società che agiscono dentro di noi o senza i quali non riusciamo a descrivere noi stessi. Ci sono vari livelli di linguaggio, no? Voglio dire, certo. Posso dire, io ho tante identità, ospito dentro di me tante identità, eccetera, ma lo dico così per dire. Quando questo diventa un discorso fatto da pensatori, autori, come Amartya Sen, per esempio, adesso io ho citato lui, ma se ne potrebbero citare, ecco, io mi permetto di dire, beh, sentite, beh, allora a questo punto vogliamo parlarci chiaro. Perché le parole hanno un senso, e allora però usiamole bene le parole. Perché se le parole hanno un senso e io dico che io ho tante identità, tanto per cominciare io chiederei, per favore, me le elenchi? Quante e quali? Se parli di identità, stai usando una parola impegnativa. Certo, poi uno può dire, ma io lo uso non in modo, dico, va bene, ognuno faccia quello che vuole, non sto lì col fucile puntato, ci mancherebbe. Però voglio dire, quando uno però ci si mette di uzzolo buono e dice, beh, cerchiamo di fare un ragionamento, di fare un discorso un po' che tiene, eccetera, e non semplicemente così, beh, allora io appunto chiedo, bene, quante sono le tue identità? 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30, 1, nessuno, 100.000? Non sono più identità. Sono le maschere. Sono maschere. Allora identità le prendiamo, le buttiamo via, d'accordo? Almeno noi due, gli altri non so. Se uno invece continuasse a dire io ho la mia identità, e io gli direi, per favore. Ma lei non dice che ce l'ha, no, io sono alla ricerca. No, ma lei era alla ricerca, una cosa. Altra categoria. No, io mi chiederei, scusami, me la fai vedere la tua identità? Al massimo posso far vedere la carta. La carta di identità. Ecco, io ai miei studenti, esattamente quando facevo l'esame, dico, ecco, la tiravo fuori, eccola qua. Questa è la mia identità, è esattamente una convenzione, sociale. Ma l'idea di memoria, quella in che rapporto si mette? Ecco, allora, Hume aveva previsto questo, Locke aveva dell'identità a che fare con la memoria, no, l'identità è questo fatto che stiamo sempre ancora parlando di identità personale. Sì. No, ancora identità collettiva. Possiamo stare. Ecco, Hume dice, no, non è questione di memoria, perché pensa a quanti vuoti la tua memoria ha. E lui diceva, non è questione di memoria, è questione di immaginazione. Tu ti immagini, tu ti costruisci l'identità. È una finzione. Okay. Allora, questa è quello che diceva Hume nel Settecento. Le parole non siamo niente. Allora, senti, allora, in permanenza non siamo nulla. Tra l'identità e il niente... Qualcosa è una personalità. Qualcosa. Ci sono le somiglianze. Ammettete che c'è un po' di difficoltà quando io chiedo dimmi qual è la tua identità. Allora, cosa sto dicendo? Scusate, sto dicendo.
identità. Non ci piace questa parola molto impegnativa. Diotima diceva, l'abbiamo evocata prima, diceva l'identità appartiene soltanto agli dei. Cioè, ma credo che Diotima avesse ragione. Identità vuol dire che se tu la consideri nel tempo, se non è permanenza, io non so che è uguale a se stesso, quindi nessuno di noi si sente uguale a se stesso. Esatto, ecco, però chi di voi dice io ho più identità, ecco, recupera l'identità pluralizzandola. Secondo me facendo un pasticcio, no? È lì che non capisco più io. No, perché... aspetta, fare una domanda, qui Annalisa vuole fare una domanda. No, io voglio capire la differenza che c'è tra identità, appartenenza e cultura. Cioè, nel senso che sono tre concetti diversi, secondo me. Certo. E quindi, voglio dire, se identità si intende come cultura, allora forse uno si può anche riconoscere, no, nella storia, appunto, la memoria che ti lega a certi eventi in un determinato luogo. Se l'identità si intende appartenenza, appunto, uno ad esempio appartiene a delle persone, luoghi con cui condivide per esempio il sistema valoriale, immagino, almeno penso io, appartengo non necessariamente a dove sono nata, a dove sono cresciuta, però a tutta una serie di persone o luoghi con cui posso ritrovarmi perché abbiamo gli stessi valori. Quindi non capisco la differenza poi. Possiamo dire che ci capiamo di più se parliamo di appartenenza. Certo. Io appartengo, non so, a una famiglia, io appartengo a, che so, a un partito. Adesso sono anche i partiti sono in gran parte, va bene, appartengo ad un culto, appartengo ad un movimento, appartengo ai tifosi della Juventus, per dire, eccetera eccetera. Le appartenenze ci capiamo, ma e non fa problema. Perché mai dovrei usare identità se invece posso benissimo usare il termine appartenenza che è molto più chiaro? Giusto? Giusto.